non vuoi essere battuta. Fammi scrutare nella tua testa. Sono io la dottoressa. Travesti da eroina, giochi di ruolo nella Batcaverna, ma la senti? Vero? Cosa? La tua vera natura, sepolta sotto il terreno, che gratta per uscire, quella che sgozzava i suoi amici e lo trovava spassoso. La mia ragazza! Oh, Harley, sei la solita delusione. Perché perdo tempo? Non accetto più ordini da belli imbusti infomatati che sfoggiano abiti da tuoi soldi e finti sorrisi! Ci amavamo da pazzi, una volta. Ma ora è finita, Mr. J!
spirito vegetale della terra. Finché esiste, io non posso morire! Swampy, aspetta! Non devi prendertela con noi! Noi siamo i buoni! Buoni, cattivi! Mi importa poco la tua vita. Ma mi importa. Se la palude brucia! Nero. Ora vuoi starmi a sentire? Devi prendertela con lo spaventapasseri e i suoi sgherri. Producono gas tossico sotto il tuo naso. Siamo qui per fermarli. Capisco. Dovessero tornare, sarò pronto. Oh, Swamp Thing, sei un tesoro! Se vuoi unirti alla squadra, sei il benvenuto. Non lo escludo, se mai converrà entrambi. Per ora, vattene. La palude deve guarire. Dove sei? Quassù, tra le nuvole, all'ascolto. Se qualcuno ti vedesse. Quante volte dobbiamo ripetertelo? È troppo pericoloso fuori dal Kandak. Ho trascorso decenni nello spazio immersa nell'ipersonno prima che Adam mi trovasse. E ora sono rinchiusa qui. Come possiamo aiutarti? Fatemi uscire. Diana, tu mi hai mostrato di cosa sono capace. Al mondo serve aiuto. Il popolo della Terra è diviso, eternamente in conflitto. È il mondo senza Kal-El. Batman ha occhi ovunque. Non deve sapere che sei qui fin quando non saremo pronti. Non ho paura di un ometto in maschera. Posso piegare l'acciaio a mani nude. Anche tuo cugino ci riusciva. E allora? A che servono i poteri se non posso neppure aiutare Kal-El? Lo aiuteremo, cara. Come tu e io abbiamo liberato Diana da Themyscira. Ogni cosa ha suo tempo. Salveremo Kal-El. E Batman dovrà risponderne a noi. Ma solo
più da militari che da supereroi. Perché non chiami l'esercito? Non abbiamo un esercito, non ancora. Per fiaccare il regime siamo ripartiti da zero. E quindi? Vuoi che noi tre estradiamo Grodd dal suo esercito di gorilla? Grodd è il maschio alfa. Eliminato lui, gli altri si arrenderanno. Ma fate attenzione agli altri membri della sua società. Sono più organizzati di quanto pensassimo. Prossima fermata, Gorilla City. Sarà meglio chiamare la babysitter. Mamma e papà rientreranno tardi. Se tu e Holly non ve la sentite, Dinah, posso chiedere a Blue Beetle e Firestorm di rimpiazzarvi? No, possiamo farcela. Siete stati fermi a lungo, avete una famiglia. E tu ne fai parte, Bruce. Non ho potuto contribuire alla vittoria su Superman. Questa volta non mancherò. È giunto! Tra poche ore spezzeremo il giogo che ci opprime. Per sempre! Sarà la fine del regime e della Justice League! Oggi il mondo conoscerà i suoi nuovi padroni! La società! Dimostreremo al mondo che noi siamo superiori. Oggi, chiunque oserà sfidarci dovrà inginocchiarsi! L'autostima non gli manca, a quanto pare. Quelli non sono alcuni membri della società, sono tutti quanti! Stanno rientrando dove i soldati non possono vederli. Harley, stai pronta con il jet. Al nostro segnale, tiraci fuori. Le hai sparate grosse, Grodd. Sembrava un discorso di Superman. I soldati devono essere motivati. Se vuoi che muoiano per te, Catwoman. L'odio è un motivatore infallibile. Se l'odio si ritorcerà contro di noi, la Society sarà spacciata. Finché i nostri interessi coincideranno, Capitan Cold, non hai nulla da temere. Vuoi dire finché eseguiremo i tuoi ordini? Aggiornami, Deadshot. Siamo pronti a muoverci. Bravo. Ora avverti gli altri. Cheetah, Cold, voi sarete nella prima ondata. Abbiamo già perso un carico nella palude del massacro. Spero che il tuo silenzioso alleato sarà di parola. Forse dovresti rivelarci l'identità del nostro silenzioso alleato, visto che dipendiamo da lui o da lei. Presto rivelerà la sua presenza, ma per ora... Ma prima, due parole dalla coppia intrepida e coraggiosa. Sono io l'intrepida, vero? Non ho il coraggio di contraddirti. I sabotatori della palude del massacro, suppongo. Pensateci voi. Posso andare per prima? Sistema il luciador. Non sai cosa stai facendo. Invece sì, sono a Gorilla City per combattere una donna in calzamaglia. Ho sempre sognato di farlo. Che
spettacolo imbarazzante. Piaciuto il benvenuto di Star City? Qualcuno potrebbe derubarti. Allora, tutto sotto controllo? Olli! Bene, posso morire felice. Uno di noi deve distrarlo mentre l'altro gli taglia il tubo. Aia! Il tubo del veleno, Holly. Batman è stato gentile a mandare i suoi sottoposti. Sarà un piacere restituirgli i vostri cadaveri. Lo distraggo, tu pensa a sforbiciare. Ti spezzerò in due! Così! Non dovevi. Era la mia freccia preferita.